che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene. Questo è l'inizio, non è la fine, un solo amore. Andrà tutto bene è una frase che anzitutto non è un augurio né al mio disco né alla mia carriera, e non è una frase nata in un momento frivolo di leggerezza, anzi in realtà è l'esatto opposto, nasce in un momento di difficoltà quando appunto sei di fronte a scelte difficili o cambiamenti, e quindi se non c'è qualcuno che te lo dice non disperare, devi essere tu diciamo il motore di questo pensiero. Per me è stato questo, un mantra, è una frase che parte dalla mia testa, per la mia testa in realtà, per aiutarmi, per sollevarmi e spronarmi a fare scelte, migliorarmi, cambiare. Guarda là il tramonto, dopo tutto passerà un momento, è perché lo sento, è perché lo sento, è perché lo sento. Il 12 febbraio poi esce un album che rappresenta tantissimo questo mio cambiamento, e Sanremo per me, da uno che ama la musica e fa la musica, è una tappa obbligata, nel senso ho sempre desiderato farlo, non ho mai nascosto la mia volontà a partecipare, a essere su quel palco, e trovo fortissima ancora oggi, dopo essendo anche la 65esima edizione, trovo fortissima ancora l'idea di andare lì e cantare un inedito in diretta TV. Quello secondo me è la forza di quell'evento ed è la forza che poi ha in realtà la musica quando passa in quel contenitore che è la televisione. E quindi anzi trovo assurdo il contrario, cioè perché no? Ecco, questa è un po' la domanda. E quest'anno sono felicissimo di poter prendere parte, sia perché il cast è ricchissimo e mi piace essere in gara con tanti artisti di quel calibro, e come ti dicevo prima, fondamentale perché l'opportunità di cantare una canzone inedita che nessuno conosce mi dà anche l'opportunità di presentarmi a tutti coloro che non sanno nulla di me, di presentarmi senza pregiudizio, cioè loro non sapranno niente di Nesli, il rapper, non il rap, il cantautore, cioè loro sentiranno una canzone, vedranno una faccia e quello è poi il giudizio che mi daranno, quindi questa cosa mi stimola e mi affascina. Un bacio a te amore mio, un bacio a ciò che verrà, per poter dire addio a tutto ciò che non va. Un bacio al mondo che ho amato, visto da molto vicino, se mi parli arrossisco. Dire che qualcuno ha detto troppo buono, sei troppo buono, nel senso che me ne hanno dette di tutte, di tutti i colori. Io già nel momento in cui facevo rap ero comunque un po' mosca bianca, avevo la tendenza a farlo totalmente in via personale e avevo la tendenza a non stare in griglia, non rispettavo le regole. Tu hai detto giustamente del modello aggressivo, volgare o di impatto, per cui devo scioccare per forza tutti per dire io ci sono. Io ho provato una piccola parentesi a metterlo in atto, ma non mi apparteneva, non era proprio la mia storia e non la vivevo bene. Quindi quando mi sono accorto di questo ho detto beh no, io avevo un sogno che era quello di far musica e non sono disposto a distruggerlo, rovinarlo, contaminarlo, sporcarlo. E quindi ho cercato di fare scelte a volte anche un po' folli, come quella di abbandonare il genere nel momento in cui il genere ha avuto un'esposizione mediatica molto, molto significativa. Perché mi stava stretto? Era un vestito che mi sono messo indosso da ragazzino, perché ho iniziato veramente piccolissimo. E è un po' come quando si è bambini, no? Che i vestiti li cambi ogni 2 mesi perché cresci continuamente. Quindi per me è stato quello. Mi sono messo addosso quell'abito, ma ero ragazzino, molto piccolo, e poi sono cresciuto e quell'abito era sempre più stretto e corto. Non mi sono mai tanto posto la domanda io. E ho sempre considerato la musica un ambiente dove è giusto anche non porsele le domande e fare quello che ti senti, più di ogni altro lavoro, di ogni altra situazione. Fanpage, ci vediamo a Sanremo 2015 dal 10 al 14, 12 febbraio il mio album, andrà tutto bene. Io sono Nesli, ciao!